Buongiorno, bentrovati. Oggi vi faccio vedere l'apertura di un pacchetto arrivato sempre dalla Rizzoli. Eccolo qua. È una storia, un'avventura. Aspettate che lo apro e ve lo faccio vedere immediatamente, non voglio perdere tempo. Devo togliere gli occhiali. Gli inadottabili. È la storia di questi ragazzini che sono in un orfanotrofio e non vengono adottati. Vi leggo la trama e facciamo sicuramente prima. E allora, Amsterdam 1892. All'orfanotrofio del piccolo Tulipano arrivano cinque neonati abbandonati nelle maniere più diverse. Chi in una cesta a forma di bara, chi dentro un secchio con il carbone. Tutti i modi comunque inaccettabili per la direttrice, l'arcigna e puntigliosa signora Gasbic. Milù, Dita, Oval, Finny e Sam diventano presto gli inadottabili, casi disperati di cui la direttrice non riesce a liberarsi. Loro però sono uniti come fratelli e hanno trovato nell'amicizia la forza di resistere. Una speranza sembra profilarsi quando i ragazzi compiono 12 anni e un commerciante di zucchero, un certo signor Rothman, propone di prenderli con sé. Indossa abiti eleganti, ma ha baffi che fremono e un sorriso sbagliato. Per i cinque amici è l'inizio di un'avventura che richiederà tanto ingegno quanto coraggio. In un paese incantevole, tra i canali di Amsterdam e i mulini a vento del vasto polder, la loro fuga sarà costellata di atmosfere da brividi, messaggi segreti e colpi di scena. Non vedo l'ora di leggerlo, sarà bellissimo. Vi faccio vedere l'interno, c'è una sorta di mappa, quasi. Abbiamo, questo è l'orfanotrofio. Questi sono i mulini a vento, dentro si vede cosa c'è e questo cos'è? Piazza Dam. Ah, vabbè, Piazza Dam, siamo ad Amsterdam, giustamente. Poi ho visto che all'interno ogni capitolo ha delle immagini, ha delle, come dire, delle grafiche che sono di Aisha Rubio. Questo è il capitolo 0, addirittura c'è un capitolo 0. Vediamo un po', andiamo avanti, se riesco a trovarne un'altra. Ecco, ogni volta non ne trovo mai. Qua c'è un'altra. Comunque, ogni capitolo ha la sua immaginina. Il libro è bello grosso, e quindi vale tutti i soldi. E non vedo l'ora di leggerlo, anche perché anche questo è a tema. Scusate, è a tema Halloween, quindi una storia un po' macabra, non lo so, insomma, vedremo. Le cose perdute si possono ritrovare se si sa dove cercarle, e questo è verissimo. Va bene, ragazzi, lo leggerò il prima possibile. Il libro è di Hannah Tuke, scusate, non l'avevo detto, della Rizzoli, questo l'avevo detto. E dicevo, non vedo l'ora di leggerlo, poi ovviamente farò la recensione sul blog. Come sempre vi ringrazio sempre per seguirmi, per iscrivervi al canale, che vi ricordo è qui, cliccate qui. E va bene, vi auguro una buona giornata. Oggi è stato un video flash. È inutile farvi perdere tempo, ogni tanto qualcosa di più stringato ci sta. Va bene, un bacio a tutti, ciao.